piano con la protesta che si allarga in tutta Italia. Ieri la massima tensione dopo la minaccia di Berlusconi di usare la polizia per evitare le occupazioni, un'ipotesi duramente contestata dalle opposizioni. Oggi invece arriva un'apertura dal ministro Gelmini che al Senato difende la sua riforma ma apre al confronto. Da domani, dice, convocherò le associazioni degli studenti. L'importante è che si discuta sui fatti e non sulle falsificazioni. Sentiamo Alessandra Carli. Di fronte alla realtà dell'emergenza educativa ho voluto iniziare a dare segnali che inizino ad invertire il senso di marcia. Parla di riforma necessaria il ministro Gelmini, accusando il leader PD di voler cavalcare la protesta, nella convinzione che fuori dal Senato si sia scatenata una vera e propria campagna terroristica che ha diffuso false informazioni. Verso gli studenti un passo importante, fa sapere la titolare dell'istruzione che da domani convocherà tutte le associazioni per aprire uno spazio di confronto, pur ponendo una condizione, che si discuta sui fatti. La polemica tra gli schieramenti si fa sempre più viva. Manifestare è un diritto, ma bisogna sgombrare il campo dalle bugie che la sinistra sta riversando in quantità. E poi diciamo che se è giusto manifestare non si può tollerare il blocco dell'attività delle scuole e delle università. La sinistra sta cercando di sobillare gli studenti spingendoli a occupare le scuole. Sbagliano perché comunque faremo capire agli studenti la bontà di questo provvedimento e che dalla parte del torto c'è chi in questo momento li sta strumentalizzando. L'invito che il Partito Democratico rivolge al Premier è di guardare un po' più da vicino i volti di studenti e professori da qualche giorno in piazza contro la riforma. Vedrebbe il Premier, di questo è convinta Anna Finocchiaro, che ci sono docenti, famiglie e anche molti dei suoi elettori. Noi siamo molto chiari. Diciamo a Berlusconi, non venga toccato un solo capello di un solo studente italiano che va a manifestare per difendere la propria università, la propria scuola e lo fa pacificamente con i propri professori. Di riforma totalmente sbagliata, fatta solo di tagli spacciati per razionalizzazioni, parla l'Italia dei Valori. Dal capogruppo di Pietrista un invito al ministro Maroni, che questo pomeriggio in una riunione operativa al Viminale stabilirà le modalità per la gestione dell'ordine pubblico, proprio per quanto riguarda le occupazioni di scuole e università. Ci auguriamo il senso di responsabilità del ministro Maroni, che assuma una posizione decisa, di calma e di confronto. Dunque nelle scuole e nelle università la protesta non si ferma e dopo l'annuncio delle